Agir. Da. Eh? Ah, stai qua. Allora, buongiorno, ben ritrovato. Allora mi sono sciacquato un attimo, mi sono sistemato perché la mattina è la prima operazione che si fa, giusto? Sì, giusto. E che te volevo dire? Oh, sta a guardare il calendario, vedi? Aspetta che è storto, eh. Aspetta, eccolo. Mancano pochi giorni a dicembre, eh? E tante di voi magari si stanno a cercare anche, tra virgolette, un regalino. O da farsi o da ricevere, no? Mi stuzzica sta cosa. Mi stuzzica parecchio. Allora, carissimi, no? Amici che oggi siete un'altra volta qui con me in compagnia mia. Questa bella mattinata noi la passiamo, io sto ancora in pigiama, aspetta, me lo levo. Mamma mia, non so, guarda che capelli. Il difetto dei miei capelli, più che altro il taglio che ho, è che la mattina mi sveglio che sembro un pazzo. Fondamentalmente ci sono un po' pazzo, però mi ci trovo di più la mattina, non so com'è. Allora, visto che dicevo questa bella mattinata mi porta a pensare all'arrivo di Natale, aspetta un attimo. Siccome arriva Natale, io a tanti di voi, sai che vi dico, ma perché non pensate a un bel regalino fuori dal diverso? Adesso è cambiato, non è più così, ma magari, che ne so, ricevete un pacchetto tipo questo qua, bello rifinito, con dentro un'opera d'arte che adesso non c'è perché logicamente la sto già idratando. Io ho un piccolo consiglio, ve lo lascio, poi fate voi. Mamma mia, che giornataccia, guarda, sì, 2 giorni sono stati un po' troppo movimentati, a parer mio, però, che difa, funziona così, la vita è questa. Senti, caro amico mio, stamattina, siccome devo andare purtroppo un'altra volta veloce, tranne che poi domani, perché domani è relax, stamattina arrivato a ripetere l'esperimento con l'utilizzo del R41, questo bellissimo ragazzino qui che meno un pochetto, vado a utilizzare il rasoio di sicurezza oggi. Allora, rispondo poi pure ai gentilissimi amici che mi scrivono. Ragazzi, scusate se non vi rispondo subito in questo frangente, in questo momento un po' particolare per me, perché ho un po' di cose da fare, quindi spesso e volentieri do un'occhiata fugace sopra Facebook e poi richiudo subito, perché comunque sia c'ho parecchio da fare. Questo non esclude che poi vi rispondo, perché infatti la maggior parte delle volte rispondo a tutti quanti. I messaggi non li vado a leggere completamente perché così mi rimane, diciamo, la spunta e mi ricorda che devo ancora rispondere. Quindi abbiate pazienza e perdonatemi per questo. E poi vi ringrazio per l'ultimo video, per i commenti molto calorosi. Grazie a tutti quanti ragazzi. Nella vita bisogna sempre comunque sia cercare di andare avanti. Davanti a qualsiasi cosa bisogna andare avanti, non fermarsi mai. Anche se le cose sono un po' patetiche, tra virgolette, oppure magari certi pensieri ci bloccano e ci mettono in difficoltà ad affrontare sempre di più nuove situazioni. Quello che sto a fare io, sto cercando di andare sempre più avanti. Allora, stamattina indeciso. Che utilizzo?
Ieri sì, ho comprato la prep, però oggi non me vado ad utilizzarla. No. Oggi no, oggi no. Sono deciso, guarda, sono talmente indeciso oggi. Sai che ti dico? Che quasi quasi oggi mi butto proprio su. Sì, mi sa di sì. Mi sa proprio di sì. Mi sa che oggi mi butto sulla fascia. Sulla fascia linea intenso, lo sai? Mi sa proprio di sì. Mi sa proprio di sì, perché c'ho la binata vincente per fortuna. Allora c'ho la linea intenso al bergamotto di Nelore. Aspetta, dove lo ridico? Calmo, calmo. Non, Madonna, già lo sento, ho appena aperto. Bergamotto Neroli. Forte. Si sente, perché basta che fai così. Tagli a sta svampata del bergamotto che a me piace. Anche se poi magari penserai, ma c'è qualcosa che non ti piace? Difficile, ma ci sono qualche. C'è qualche fragranza che proprio non mi convince, però vabbè, lasciamo perdere. Questo già l'ho provato diverse volte. È molto buono. Allora, c'ho anche il pre-barba. Quindi oggi mi ci diverto subito. Senza indugi. Pronto? Ah. Logicamente è la stessa profumazione, linea intenso. È sempre il bergamotto anche lui. Poi, altra cosa che ti vado a far vedere. Questa mattina arrivato a utilizzare il mio, diciamo, prediletto. Eccolo qua, il mio prediletto. Oggi si riutilizza lui. Questi sono rumori che in teoria si sentono la mattina, appena ti alzi. Però giustamente pure lui. Dice, sai, ma è svegliato, mo te la prendi, no? Un pochetto. Eccolo qua. Oggi vado ad utilizzare il panno di velluto, che tanti lo chiamano così, tanti magari lo denigrano dicendo che è troppo morbido. Io, per esempio, nel mio caso, preferisco più una cosa morbida che una cosa troppo rasposa. Poi, altra cosa, ieri ho fatto pure un esperimento col 48, però non ci siamo. Ancora puzza, io non lo so che devo fare con questo pennello, non c'ho proprio più idea. Cioè, continua a rimanere la puzza costante, mentre a differenza, per esempio, il 98, non riesco a capire sta cosa. Provate in mille modi, ma non ci stanno soluzioni, non ci stanno soluzioni. È problema perché rende sgradevole qualsiasi profumo tu metti, perché si mischia la puzza. Ah, vedi? Allora, signori, ricordatevi sempre che il nome di questo pennello si riferisce a una parola, se non erro, greca, che significa tutto scorre, pantarei. Diciamo che questo abbinamento è molto idoneo, perché sia la linea intenso come pre-barba, sia lo stesso la stessa crema, perché questa è una crema, vanno a regalarci un comfort della miseria. Che c'è qua, quanto ci piace a noi, che a noi ci piace tutto che scorre, a noi ci piace perché ci rende. Allora io vado a lavorare col mio pennellino che non schiuma, non
Tanti parlano. Però io vi dico sempre, ragazzi, questo pennello lavora bene. Poi considerate fattore artistico, che è molto importante anche quello. Quindi, se volete farvi un bel regalo, eccolo il regalo per voi. Io non perderei tempo. Perderei, vantarei. Vabbè, fa sempre rima. Vabbè, ma ci sta, eh. Ci sta. Oggi il carissimo Pantalei mi sta dicendo: ti voglio bene, grazie per avermi riutilizzato. Io ti dico grazie a te per quello che adesso mi regalerai. Poi, oh, la profumazione di questa linea Intenso, come tutti gli altri prodotti, è fenomenale. Non gli so di niente. L'altro ieri non sono riuscito a fotografare una cosa troppo simpatica. Allora, vicino a casa mia stanno delle buche e sono immense. Allora, a forza di prenderle, no, con la macchina, la gente si è rotta le scatole, perché non è so buche da 3 centimetri di profondità, parlo, perché la larghezza qua è indefinita. Sono crateri lunari, cioè potrei girare un film tipo Guerre Stellari oppure l'Apollo 10, 12, quello che ti pare a te. Allora ci hanno messo le cassette dell'acqua, sai, quelle di plastica dei ristoranti, e poi ci hanno messo un po' di cartone. Poi ieri uno è passato, no, l'altro ieri, che volevo fare pure io una foto, ma non l'ho fatta, ha fatto sta foto e l'ha postata su Roma fa schifo, mi sembra, se non mi sbaglio. E la gente ha cominciato a commentare dicendo: ah, ma là i vigili non ci vengono. Ma non è che devono venire i vigili, dovrebbero proprio mettere una. Dovrebbero fare come hanno fatto, che avevo fatto dell'altro video, no? Mette proprio divieto d'accesso. Perché la sera ogni tanto senti l'autobus che passa, quel poraccio che lo guida, magari non ci fa caso, di sera non la vede. Un po' difficile non vederla, però sta in leggera discesa, quindi magari è facile dimenticarsela. E senti l'autobus che ci passa sopra, è come se cascasse un carro armato da 10 metri. Ma boom! E ogni volta buca. Una buca. Allora, senti, siccome non schiuma il Pantarei, non proprio, capito? Non c'ha sta caratteristica, non ce l'ha. Vedi, qualcuno mi ha scritto, io adesso, vedi, perché non rispondo. Vedi? Solo per quello, eccolo qui, mio bellissimo bambino. Eccolo qua, eccolo Poi ieri hanno messo il blocco di circolazione delle auto e moto inquinanti, ma non l'hanno comunicato, quindi tu passavi e beccai una multa. Cioè, lascia il tempo che trovo. Nota, eh? Molto estivo. Molto estivo. Mazza, santa l'ha fatta. Lo so, regà, però se io sto a fa. De tutto de più mi sta arrivando. Oh. Mo? Mi sono andata alla porta? Che dici? C'è sta? Insomma, il Pantarei lo schiuma. Ora questi giorni mi dedicherò un po' di più a questo argomento, eh. Ah, proprio lo rispondo pure a tutti gli amici cari che, con i quali non riesco ad avere un accesso, ci insiste però, accesso diretto, no? Che mi chiedono che mi devo comprare, che non mi devo comprare, come faccio con rasoio. Con calma, comprate il rasoio. Io pure ho imparato da solo, eh. Io l'ho preso e l'ho utilizzato, quindi prendilo tranquillo, piano piano, senza correre, e vedrai che ti impari. Io ho imparato così, eh.
Vediamo un po' questo come si comporta oggi. Sta assassino. Mazza omena proprio. Però ce ne stanno altri della soia. Ragazzi, quelli che vedete nei miei video sono i rasoi che io ho. Quindi non posso parlarvi purtroppo di tutti i tipi e tutte le marche perché non ce l'ho, quindi io parlo soltanto di quelli che io ho in mio possesso. Io non vi voglio deludere, ma purtroppo questi ciò. Ah. Vedi? Ha affettato? Sempre i classici brufoletti, sempre quelli. Per esempio, avrei notato che con mano libera questa storia non mi succede. Spero che tu ci abbia fatto caso. Guarda, vedi? A me con mano libera non mi succede. Quindi tanti, tanti ragazzi mi dicono, ma mano libera io lo vedo pericoloso e aggressivo. Fa un po' un attimo te. Fai te. Io non vi voglio influenzare nelle vostre scelte, sia mai. Però adesso dimostrazione, guarda, qua un taglio, è piccolo perché vedi non si vede niente, però con mano libera non mi è mai successo, neanche la prima volta che l'ho utilizzato, quindi per farti capire. Vedi? Ma per questo va bene, perché è un bel rasoio, non è male. Però io, ragazzi, non vi posso incitare a comprare subito un rasoio aggressivo. Che se ancora non avete la mano. Poi, piano piano che prendete la mano, sai, puoi passare a uno più aggressivo, magari uno dolce, no? In modo che alterni, se va veloce, quello dolce ti permette comunque sia di lavorare subito e bene. Eccoci qua. Quindi l'unico taglio che ho fatto è stato questo, purtroppo. Ecco, è cascato pure dentro. Ah, sto morendo. Succede niente, raga. Basta che la mano è sempre morbida, non succede nulla. Allora, facciamo un po' più liquida. Che c'è gente che poi si mette paura perché vede il sangue e dice, ah, pericoloso, meglio il multilama. Via. Mannaggia, vantarei quanto mi schiumi. Mannaggia a te. Schiuma troppo. Perché? Ah, eccoci qua, vedi? Sempre dentro l'orecchio, ma finì, come se fosse niente. E mi rivedi? Guarda qua. Guarda. Ah, perché non schiuma? No, non schiuma. E niente, quindi, oltre a questo, che te posso raccontare? Racconto che oggi c'è un pochetto pure oggi da fare. Se vado a uscire. Oggi.
pure oggi c'è il blocco delle auto inquinanti, no? Che poi per me è tutto relativo, però la seconda passata poi è inutile farla, perché questo qua comunque sia lavora talmente tanto in profondità che la seconda è relativa, proprio non c'ho più niente, quindi allora, siccome vedo che penso che te la sta da fastidio, no? Il fatto che me sto segno qua brutto, e allora mo io mi sciacco, no? Vediamo che succede, va. Vediamo. Aspetta. Allora. Andiamo a cercare di fermare, no, il sanguinamento al lume di rocca. Ah, dolore. Oh, ecco qua. Allora, io che vedevo di oggi ho trovato l'accoppiata, un'altra accoppiata vincente, Pantarei e Linea Intenso, profumazione accentuatissima, forte, fortissima, buona. Logicamente a chi piace l'odore del bergamotto, molto buona. Au. Ragazzi, stiamo arrivando quasi a 1000, eh? Quasi a 1000. Potremmo riconquistare l'Italia. Ci stiamo quasi. Quindi oggi sbarbatina completata in maniera, diciamo, di comfort. No, ma tranquilla, cioè, non c'è problema, urla quanto te pare, tanto te guardano tutti, poi non è un problema mio. Che fa, se gli dici, ma voi urlate, noi noi abbiamo il tono alto di voce, va a far cantante, va a far tenore, non rompi i coglioni a casa, no? Ah, Pantarei, quanto ti vorrei, famogli fare una pisciatina, eh? Ah, sentite? No, che voglio passare esaurito, capito? Oh, eccolo qui. Quindi io il regalino che vi consiglio, ragazzi, è questo. Poi se notate bene non c'è soltanto il tasso per Pantarei, perché Pantarei significa questo. Questa è una lavorazione a mano. Non c'è solo quello, quindi date un'occhiata. Io c'ho pure quello fatto in cavallo, eglielo. Un cavallo, vedi un cavallo. C'ho pure il cavallo, quindi di conseguenza. Ecco. Niente, dai. Ragazzi, io oggi ho fatta così, sperando di essere stato un po' breve, riaffacciandomi un'altra volta, perché purtroppo ho delle giornate tutte incastrate sti giorni, un po' un delirio. Quindi di conseguenza c'ho poco. Avrei voluto fare un video magari un po' più, non dico elaborato, però un po' più lavorato, un po' più simpatico. Purtroppo il tempo è quello che ho. Poi ci devo mettere pure il computer, che mi va talmente lento che non c'ho tempo da stare appresso, rimetterlo, fa eccetera eccetera, che purtroppo non so neanche se questo video avrà o meno la classica sigla, perché sembra strano, ma quando io faccio un video, se lo carico subito così com'è, ci metto un'oretta a caricarlo. Se lo vado a elaborare, quindi metto sigla iniziale e finale, ci vogliono un'ora e mezza, due soltanto per unire quei due pezzettini.
più ci devi mettere il fatto che aumenta di dimensioni il file, e automaticamente da un'ora diventano 2/3 e c'è una giornata intera a caricare, no? Poi ho il problema è quando carico c'ho la velocità ADSL bassa, perché logicamente parte l'upload e è un macello, quindi spero di poter recuperare in qualche maniera per potervi anche offrire magari un materiale un po' più carino, più curato, perché mi fa piacere, visto che siete molto gentili e molto comprensivi nei miei confronti, mi piace darvi un video carino, simpatico, che vi faccia anche al di là della risata piacere vederlo. Quindi con questo io vado a chiudere, però ultima cosa che vado a mettere oggi, non avendo poi l'abbinamento quasi idoneo, però siccome ho usato una crema a base di bergamotto, quindi molto agrumata, ci vado a mettere questa colonia, antica colonia, non so se la vedi, dei Due Mari, che c'ha su per giù la stessa fragranza del bergamotto. Ah. Ecco qua. Non brucia niente, cioè il rasoio ha lavorato benissimo, l'hai vista, la barba ce l'avevo, ha lavorato benissimo, non tranne questo tagliettino che poi vedi, come vedi, già si è bloccato, non ho avuto altri problemi, quindi ottimo. Però ragazzi, se iniziate, io il consiglio che vi do, prendete magari, iniziate prima con una testina più dolce che una così aggressiva, perché poi è facile che magari il taglietto c'è, se vi dà fastidio il fatto che poi abbiate dei tagli di qua e di là, magari poi ripensate al fatto, ah ma il multilama non lo fa, è meglio, no, è discorso di mano, inclinazione, lametta e pelle come si presenta, perché se c'è un brufolettino, un pelo incarnito, è facile che la lama te lo va a portare via e te taglia, ma sono tagli di piccola entità, quindi nulla di preoccupante. Ragazzi, grazie a tutti quanti di nuovo, grazie ai nuovi iscritti, grazie, iscrivetevi, dai, dategli giù, arriviamo a una bella quota e do ringrazio sempre voi per questo, logicamente, non è il mio merito. E niente, oggi ho dato due idee. Una è un regalo che potrebbe essere per Natale e l'altro magari è un prodotto che puoi utilizzare tutti i giorni, che ti regala comfort di rasatura. Quindi oggi rasoio aggressivo, pennello morbido e crema spettacolare. Con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e alla prossima sbarbata. Buona giornata e buona scelta dei prodotti. Ciao a tutti quanti da Luca.